Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, sono Marco Bad Clown. Oggi riprendiamo la saga di Tartarughe Ninja Leggende e abbiamo una grandissima novità che probabilmente riusciremo a sbloccare finalmente un nuovo personaggio fondamentale nella storia di Tartarughe Ninja Leggende, qual è Splinter, il nostro simpatico maestro a forma di topo. Quindi andiamo a vedere come faremo a sbloccare questo nuovo personaggio. In particolare c'è attualmente, se andiamo in battaglia e in area tornei, ci sono ancora 17 ore per poter conquistare DNA di Splinter partecipando appunto al torneo attuale. Io mi sono già portato avanti e sono alla serie Samurai 3, che mi darebbe come ricompensa 20 DNA di Splinter. Io ne ho già un po' e mi servirebbero in realtà almeno 25 per poter sbloccare il personaggio. Non temete perché ho accumulato 76 biglietti per i tornei, quindi ce la dovremmo fare senza problemi. In ogni caso, godiamoci la battaglia e andiamo a combatti. Affrontiamo subito qualcuno nella serie Shogun, che è la serie più forte della mia, quindi il livello più forte di quello in cui sono io. Ci sono personaggi tra livello 47 e 48, anche 49. Noi facciamo anzitutto questi due personaggi li lasciamo stare, mettiamo i più forti sbloccandoli con i nostri simpatici bigliettini. In particolare vi ricordo che ho Metalhead a livello platinato e altri personaggi sono rimasti a 5 stelle, ma comunque ad un buon livello, tra il 78 e il 77. Andiamo alla battaglia. Compariranno presto i nostri simpatici personaggi, eccoli qui. E vediamo cosa ne esce fuori. Prima di tutto, Stockman la mosca da un gancio. Facciamo questo multi-attacco. E probabilmente col multi-attacco di Metalhead chiudiamo la storia. Perfetto, critico forte e abbiamo la vittoria perfetta che ci serviva per salire in classifica. Abbiamo ottenuto 970 mutageni e saliamo a livello 33 nella serie Samurai 3. Combattiamo di nuovo, scegliamo un avversario più forte cliccando su Aggiorna, scegliamo sempre la serie Shogun, sblocchiamo di nuovo gli stessi personaggi perché sono chiaramente i più forti che abbiamo. E questa volta combattiamo contro un po' di tartarughe ninja e questo simpatico nemico. Battaglia. Bello questo scenario tutto disegnato a mano, in bianco e nero, stile fumetto. E parte la battaglia. Quindi andiamo con Stockman la mosca, colpiamo i personaggi che hanno il triangolino verde su, perché sono quelli che beccano più danni dal nostro giocatore. Facciamo il consono multi-attacco. Ora loro rispondono con un balletto. E noi procediamo con il nostro multi-attacco di Metalhead. Ok, perfetto. Abbiamo abbattuto anche quest'altra serie di nemici o amici, che dir si voglia. E otteniamo 1000 mutageni. Vi ricordo che partecipare ai tornei è un ottimo modo per accumulare mutageni e far salire di livello i vostri personaggi. Siamo a livello 21 della classifica di Samurai 3. Continuiamo, combattiamo. Stavolta Shogun è già selezionato. Riprendiamo il nostro Magic Team e procediamo con una ulteriore battaglia. Anche questo scenario è molto carino. Vediamo cosa riusciamo a fare. Colpiamo una tartarughina. Multi-attacco. Tocca a loro. Lui si mangia una simpatica pizza e recupera l'energia. Ok. Andiamo con i multi-attacchi. E one. E two. E il nostro distruttivo Neutralizer ci consente di superare quest'altra battaglia a vittoria perfetta. Ok, prendiamo altri 1000 mutageni. Stavolta
saliamo in classifica, questa volta a livello 3 in Samurai 3, combattiamo di nuovo e scegliamo Shogun, risblocchiamo inoltre i nostri personaggi con i nostri bigliettini per il torneo e andiamo a battaglia. Non ho fatto caso ai nemici che dovremo affrontare. Ok, loro già hanno Splinter e questo è il personaggio che io voglio sbloccare, quindi colpiamo prima di tutto lui perché vi dirò che è molto molto potente. Andiamo avanti. Ok, e colpo finale è proprio lui, Metalhead. Vittoria perfetta. Prendiamo 970 putaggini e saliamo già al livello Shogun. Vi ricordo che durante il corso della giornata può capitare che si scenda di classifica, quindi per essere sicuri di restare sotto il livello Shogun bisogna stare almeno tra i primi posti. Quindi procediamo ancora, andiamo con questo team qui, stavolta ci mettiamo due nuovi giusto così per cambiare un po' l'assetto e procediamo alla nostra battaglia. Ok, due tartarughine, un po' di nemici. Karai è sempre la più veloce di tutti, ma si becca una mazzolata di rimando. Michelangelo. Ok, hanno preso schivata, il che non va bene. Proviamo con Metal, ottimo. Andiamo con Neutralizer. E abbiamo terminato anche questa volta. Ottimo, ottimo, ottimo. Vittoria perfetta. Mutageni. Saliamo ancora di livello. Siamo a livello 83 Shogun. Andiamo avanti, proviamo a combattere uno Shogun 2. Non c'è, quindi becchiamo questi. Risblocchiamo il nostro simpatico team Steranko e Stockman la mosca. Ok, loro hanno anche Baxter Stockman classico, che è anche secondo me un ottimo personaggio perché ha due multi attacchi. Kirby Bat ci fa una stonata generale, li stona con i suoi ultrasuoni. Michelangelo fa il balletto. Ok, andiamo con Metalhead e sono giù. Ottimo, ottimissimo. Vittoria perfetta. Il mutageno ce lo becchiamo in ogni caso. Saliamo al livello 71 e giochiamo contro questo simpatico cino giapponese che magari sarà più forte degli altri, lo scopriremo solo con questa battaglia. Rinseriamo di nuovo il nostro team, andiamo avanti o anche avanti o anche avante. Ok, colpo di base, multi attacco di Kirby Bat, mazzate varie. Vai Metalhead che le butti giù. Ok, il cinesino non era così tanto forte come credeva di essere. Andiamo avanti. Mille mutaggini. Saliamo al livello 59, che già non è male. Mettiamo uno Shogun 2, vai. E risblocchiamo i nostri simpatici amici. Battaglia. Ci siamo. Ce la famo. Ok, vai con il nostro Stockman la mosca. Kirby batto. Metalhead. E voilà. Anche qui è vittoria perfetta. Saltiamo tutto. Livello 48, andiamo avanti senza indugiare, becchiamo uno Shogun 2 da qualche parte, qui, risblocchiamo i personaggi, ok, vai,
Anche questo ha già Splinter, maledetto, lo voglio troppo nella vita. Picchiamo, ho picchiato il tipo sbagliato, non fa niente. Bang. Badabosh. Mortifers. Ok, vittoria perfetta, ancora una volta. Stiamo sballando. Andiamo avanti. Siamo a livello 36. Procediamo ancora, cerchiamo lo Shogun 2 che ci dà più ricompensa e sono anche più forti. Andiamo, 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 via. Vai con le mazzuolate. Sto come la mosca? Sto come la mosca. Boom. Poi abbiamo Kirby Bat. Ultrasuono. Questo ci dà una specie di cosetto per stralavandinare. E adesso Spash. E ci siamo. Vittoria perfetta. Procediamo e andiamo avanti. Siamo a 23. Dobbiamo salire un altro po'. Cerchiamo ancora Shogun 2 con questa simpaticissima immaginetta. Mi piace, mi stai simpatico, ma perderai allo stesso modo degli altri. Buoh! Ok, battaglia. Bellissima questa scena. Abbiamo uno Shredder che picchiamo subito. Poink. Vai che bat. Ma il balletto, diciamo, è molto molto diffuso all'interno degli Shogun 2 a quanto pare. Ok, è andata anche questa. Saltiamo e saliamo al livello 11. Andiamo avanti, Shogun 2. Sblocchiamo i personaggi. Vai, 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 vai. Battaglia. Ok. Come al solito, già immagino uno stock alla mosca che darà il primo colpo. Lo diamo ai conigli. Mazzata generica. Kirby Bat. Ballata generale di Michelangelo. Mazzata di Michelangelo. I conigli. Ok, va bene. Sapete, vero, che perirete? Non lo sanno ancora. Adesso lo capiranno. Vai! Vittoria perfetta, mi sa che con questa saliamo di grado e siamo a Shogun 2, ottimo. Andiamo avanti perché noi siamo only the brave, quindi becchiamo questo, tac, tac, tic, tac, tuc, tac e arizac. Vai! Ancora una volta. Abbiamo Stockman la mosca, Kirby Bat. Mazzate antiche. E andiamo con Metalhead, che li fa secchi. Vittoria perfetta ancora una volta, non che avessimo dubbi. Procediamo con un'altra battaglia, battiamo lo Shogun 2, liberiamo i nostri personaggi dalla loro letargia, il loro letargo, e andiamo avanti. Colpo,
multiattacco. E vai con un altro multiattacco tecnico. Dai, non suonare questo skateboard malefico. Vai. E siete finiti, ragazzi. Mi dispiace molto, ma non c'è nulla da fare. Prendiamo altri 1000 mutageni e saliamo a livello 88 di Shogun 2. Wow. Andiamo avanti con lo Shogun 2. Liberiamo i cosiddetti personaggi. Battaglia. Vai. Spam. Schitarrata di skateboard. E infine boom. Finiti. Stecchiti, maciullati. Vittoria perfetta. Andiamo avanti. Siamo a livello 77 di Shogun 2. Ci resta un'ultima partita da fare. Ce la facciamo con lo Shogun 1. Becchiamo questo, questo, questo. E mettiamo un paio di provoloncini, perché non abbiamo più bigliettini. Ok. Vai, Metal Heart. Point. E infine Neutralizer. E abbiamo terminato i nostri biglietti. Ufficialmente. Ok, perfetto. Siamo al livello 66 della serie Shogun 2. Non ci resta che attendere queste 17 ore, lunghe 17 ore, per poter vedere sbloccato finalmente Splinter. Vi dico questo perché se andiamo nel mio elenco possiamo vedere che ho 45 frammenti, 45 DNA di Splinter, quindi me ne restano esattamente 25 per sbloccare Splinter. Se andiamo all'area tornei, nell'area ricompense, noteremo che per la serie Shogun 2 ne prenderò 30, e nel caso in cui retrocedesse la serie Shogun ne prenderò comunque 25, e quindi si tratta solo di attendere. Ragazzi, dato che si tratta di attendere la bellezza di 17 ore, come ho detto, e non me la sento di fare un video notturno, ci salutiamo in questa puntata in questo modo, e alla prossima, vi giuro che all'inizio della prossima puntata vi farò vedere il nuovo Splinter sbloccato. Ricordate di iscrivervi al canale se non siete già iscritti, lasciate un like o un commento se volete chiedermi qualcosa, vi risponderò nel più breve tempo possibile, impegni permettendo. So che vi ho già detto che avrei portato anche altri giochi, ma ultimamente sono molto impegnato. Appena riuscirò, porterò sicuramente altri nuovi giochi. Ci vediamo alla prossima, stay tuned. Ciao!